Bentornati, oggi affronteremo l'ultimo video di questo pesante 2021, ma prima di tutto vi mostro il mio nuovo piano da lavoro. Una banalissima tovaglietta da taglio, rigenerante, double face. Ahimè necessaria per tutti i lavori tradizionali, poiché il tavolo risulta molto ruvido. Ma non divaghiamo. Copic, il tema del giorno. Fin da quando ero piccino mi è sempre piaciuto disegnare i personaggi dei miei manga preferiti. Rigorosamente in bianco e nero perché il colore non era altro che un nemico che celava per sé i suoi più oscuri segreti. Guardando con estrema ammirazione tutti coloro che riuscivano a domarlo. Oggi però la storia cambia e cercheremo di esaudire il desiderio di quel piccolo frappolino del passato. Tra le svariate tecniche di colorazione utilizzate per i fumetti giapponesi, senza dubbio spicca quella dei Pantone. E fra le innumerevoli marche di essi, emergono prepotentemente i Copic. Beh, si fa presto a dire Copic. Infatti, quello che molti non sanno è che esistono diverse tipologie anche di Copic. Per l'appunto sono tre, ovvero i Copic Markers, i Copic Sketch e i Copic Ciao. Questi ultimi risultano i più gettonati, ossia i Copic Ciao, per la loro economicità. Il fatto che costino meno implica che siano meno buoni? Il dubbio è lecito. In realtà no. L'inchiostro a base alcolica è il medesimo in tutte le tre tipologie, e allora perché comprare una piuttosto che un'altra? Ciò che li differenzia, al di là del prezzo, sono la forma delle punte e la gamma di colori, la color range. Analizziamo subito le punte. I Copic Ciao e i Copic Sketch hanno le medesime punte, ovvero la punta a scalpello e la punta a pennello, mentre i Copic Markers, gli original, posseggono anch'essi la punta a scalpello piatta ed una a pennarello al posto di quella a pennello. Ma la differenza più sostanziale risulta nella gamma dei colori. I Ciao con i loro 180 colori, i Marker con i loro 214 colori differenti, mentre gli Sketch con 358 colori totali. Passiamo ai fogli. Questa volta non ho comprato alcun materiale nuovo, piuttosto ho ripescato un blocco preso una decina d'anni fa per i Pro Marker. Magari non saranno la scelta migliore, però sono un 70 grammi, fogli per pennarelli. E adesso non tocca che provarli. Come vi stavo spiegando, i Copic Ciao sono disegnati per i principianti, passando per gli original, i più versatili, per poi arrivare agli Sketch, che risultano essere i più professionali. La mia scelta è ricaduta proprio su di essi, in primo luogo perché volevo una punta a pennello, grave mancanza dei Pro Marker, e in secondo l'idea di non avere una sfumatura che mi serve mi manda ai matti. Ma come già detto, se non avete questi problemi, i Ciao sono più che sufficienti. La ciliegina sulla torta è che tutte e tre le tipologie sono ricaricabili, quindi non vi spaventate troppo per il prezzo. Addirittura la punta è sostituibile, poiché è previsto che con il tempo venga usurata. Quindi una volta che avrete scelto la vostra tipologia di pennarello preferita, vi consiglio di comprare un set di base di tonalità da cui partire per sperimentare le prime colorazioni, cosa che chiaramente io non ho fatto perché pratico bene e razzolo male. No, a parte gli scherzi, la verità è che io avevo le idee molto chiare sui colori che avrei dovuto andare a prendere per l'illustrazione e quindi li ho comprati puntualmente dal sito della Copic in Gran Bretagna, con anche quindi previste le spese doganali. Non fatelo. Ma veniamo al fulcro del discorso. Cosa hanno i pennarelli Copic in più rispetto agli altri pennarelli normali? Nel momento in cui ne impugnate uno ve ne renderete pienamente conto. Il colore viene assorbito dalla carta creando tinte piatte perfette, senza lasciare segni tra un tratto e l'altro. Tuttavia, se ripassate sopra otterrete delle ombre più scure, ideali per creare profondità o semplicemente per riprodurre un effetto dipinto. Potete giocare usando più toni simili, ottenendo delle sfumature perfette come quando dipingete, ma con una facilità estrema. Sarà sufficiente un minimo di manualità per ottenere risultati straordinari. Personalmente ho usato i Copic solamente in un episodio, nella Scroller Box di ottobre 2019. Per la precisione, due Copic Ciao con le tonalità del lilla. Dire che fece un bordello è dire poco.
e per evitare di replicare la figuraccia ho deciso di affidarmi a un professionista. Studio Appi, esperto nel campo dei Copic, proprio nella colorazione in stile anime. Quindi realizzeremo un suo disegno seguendo passo passo tutti i suoi consigli e step, processi creativi per imparare. E andiamo. One Piece si contende con Dragon Ball la palma del manga più famoso al mondo. Sicuramente è però la serie a fumetti di un singolo autore più venduta in assoluto. Sono passati ormai 23 anni, la bellezza di ben oltre 1000 capitoli, che hanno traghettato il capolavoro di Eiichiro Oda ai vertici della cultura del manga. All'inizio del suo lavoro aveva ipotizzato una trama molto più breve. Il successo in effetti l'ha spinto ad allungare il brodo, ciò nonostante il finale sarà lo stesso immaginato 20 anni fa. Oda si è sicuramente ispirato ad Akira Toriyama, autore di Dragon Ball. Il suo interesse per i pirati invece nasce dalla serie TV Viking il Vichingo, che Oda era solito guardare da bambino. Ha cominciato la sua carriera nel 1992, alla tenera età di 17 anni, quando si classificò addirittura secondo per il premio Tezuka con il manga Wanted. Ta-daan! Ed eccolo qui il nostro cappello di paglia. Oh dai, è venuto bene. Devo dire che sono stranamente molto soddisfatto considerando che è il primo disegno effettuato effettivamente totalmente con i Copic. Le dritte di Studio AP sono state veramente una manna. Con mio grande stupore il foglio si è comportato egregiamente, le sfumature di questi pennarelli sono strabilianti, da encomiare il fatto che non abbiano minimamente rovinato la china sottostante. Aggiungo anche che era la prima volta in cui mi sono servito della tecnica della griglia, tecnica decisamente poco utile per chi vuole imparare a disegnare, bensì molto utile per chi deve copiare e realizzare un disegno alla lettera, uno a uno. Per i punti luce mi sono affidato a una matita bianca trovata nella scroller box di maggio 2020. Ma gli errori chiaramente anche questa volta non sono mancati, infatti il nostro Rufy risulta essere leggermente strabico e le eccessive pieghe del polso rendono il braccio simile a una manica e una mano simile a un guanto. Bene così, vabbè. Fatemi sapere nei commenti se il disegno vi è piaciuto. Io penso che alla fine della fiera forse lo appenderò. Se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi e accendete la campanella. Ricordatevi di seguirmi anche su Instagram dove lascio un po' di spoiler. Noi ci vediamo a un prossimo video e a una prossima sfida artistica. Ho ho ho, buon anno!